Oltre 2 milioni di ragazzi italiani frequentano la scuola media. Questo settore dell'istruzione pubblica ha avuto fin dal dopoguerra una grande espansione. La crescita democratica del paese ha suscitato a tutti i livelli un bisogno sempre maggiore di cultura. L'estensione dell'obbligo scolastico fino ai 14 anni, con la riforma della scuola media avvenuta nel dicembre del 1962, rispondeva a questa esigenza. La scuola media unificata è sorta non solo per rispondere alla richiesta dell'economia del paese di una formazione di base più ampia, ma anche dalla convinzione che una società democratica ha bisogno di cittadini autonomi, responsabili, in grado di partecipare nella pienezza dei loro diritti alla vita della comunità. Negli ultimi anni il tasso di scolarità è aumentato notevolmente. Per i ragazzi di 13 anni è passato dal 51% del 1960 all'82,9% del 1971. A 10 anni dalla riforma, la scuola media è ancora impegnata nello sforzo per consentire che tutti i ragazzi italiani accedano all'istruzione. Sul piano dei metodi didattici, il dibattito culturale che è in corso riguarda soprattutto l'aderenza della scuola media allo spirito della riforma e la sua capacità di dare a tutti i ragazzi le stesse opportunità educative. Rovello Porro, un piccolo centro di 5.000 abitanti in provincia di Como. Una polemica divide il paese. Il dibattito verte sulla scuola media e sui metodi didattici introdotti dagli insegnanti. A questo processo di chiarimento dei problemi di fondo della scuola partecipa l'intero paese, soprattutto i genitori dei ragazzi. La vivacità della polemica testimonia l'interesse che questi argomenti suscitano in Italia. Di Rovello. Chi è il popolo di Rovello? Lì di dietro c'è o una persona o un gruppo di persone. Allora perché sono fatti da non firmarsi? Si dovevano firmare se non avevano paura. L'argomento di discussione dell'assemblea dei genitori è un volantino anonimo diffuso a Rovello che muove critiche all'opera della preside. Gli insegnanti sono solidali con la preside. Vengono i genitori degli alunni, ma poi gli altri vediamo la oggi, io sono tornato oggi, ora perché lavoro a Milano per 15 giorni, no? Sono tornato a Rovello oggi. Ho chiesto cosa è successo a mio fratello, così, no? Della preside, che criticava la preside. Io così, parlavo, e passava la gente e difendevo la preside a quello che ha fatto. E tutti mi guardavano, mio fratello, non urlare. Ma bisogna urlare, bisogna fargliela capire, perché quello che fa la preside è giusto. E se un pezzo, se una massa di pezzenti non capisce... Sono mio figlio, un altro,
E se la massa di pezzetti non capisce, doveva farli capire. E se non vuol capire, li lasciamoli stare. Se non voglio capire, lasciamoli stare. Il titolo non è giusto. Devi fare un'opera di persuasione più che di rivolta. Sì, la faccia di un'opera di persuasione, perché... No, ascoltami una cosa. Senti, Caselli, guarda, guarda che io non sono, che quando si fa una cosa alla scuola, non sono io, sono gli insegnanti, sono i genitori, sono tutto l'insieme. Forse è questo che nel nostro ambiente non hanno capito, che la scuola è un insieme. La scuola è un qualche cosa di strettamente unito e legato. Forse anche voi non ne siete ancora convinte. Però una cosa è importantissima da chiarire, che non si può offendere, non si può controbattere all'offesa con l'offesa. Ci mettiamo sullo stesso piano. Se uno ci offende, se uno mi offende, non accetto la provocazione e continuo a fare il mio lavoro. A Rovello, la scuola a tempo pieno consente ai ragazzi di ampliare con ricerche di ecologia e sulla situazione sociale del paese il normale corso degli studi. Si cerca di dare alle lezioni un carattere vivace e di collegare la storia del passato con la storia contemporanea. Attualmente, divisi per gruppo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di vedere un po' questa Europa come in un domani potrà essere veramente unita. Noi si discute tanto attualmente di Europa unita. Cosa intendiamo per Europa unita? Cos'è l'Europa unita? A Rovello Porro si cerca di utilizzare tutti gli strumenti che la legge di riforma ha creato per consentire la massima democratizzazione della scuola media. Sul piano istituzionale si è dato sviluppo al Consiglio dei professori, ai consigli di classe e ai comitati scuola-famiglia. Sul piano didattico si sono introdotti metodi già verificati nelle elementari, ma che sono ancora nuovi per le medie. Importanti che attualmente sono sul tappeto europeo. Vediamo, noi abbiamo fatto dei gruppi di studio, no? Abbiamo organizzato questi gruppi di studio. Perché siete immigrati? Per lavoro, per ragioni di lavoro. Da quanti anni siete immigrati? 2 anni. Vi trovate bene in questo paese? Bene per il lavoro, sì, ma il fatto di delle discordie che ho trovate su, un po' di razzismo, la gente è un po' troppo, come le devo dire, ostile, quello. Abbiamo trovato molta ostilità. Prima di venire in questo paese, oltre al vostro d'origine, siete abitati in altri? Sì, a Salerno. Vi trovavate bene a Salerno? Sì, ci trovavamo bene come abitazione e come lavoro. Poi il lavoro è incominciato ad andare male, siamo dovuti andare via. Suo marito manda avanti. In questo cortile trovate difficoltà con la gente? Ne ho trovate molte di difficoltà con le persone. Per l'affitto avete qualche difficoltà? Per l'affitto ho una sola difficoltà. È caro, come sono gli appartamenti, che è scomodi, senza accessori, senza uffici igienici, niente, non c'è niente in casa, non c'era nemmeno l'acqua. Suo marito quando è arrivato qua ha trovato su facilmente lavoro? Facilmente sì, perché gliel'ha fatto prendere uno zio che già si trovava qui da parecchi anni, da 4 anni. I bambini come vengono trattati a scuola? In principio li trattavano un po' male. Poi, conoscendo mio marito, conoscendo i bambini, non so. I vostri bambini possono comunicare con quelli degli altri, giocare? Così? No, non li posso far comunicare perché c'è sempre litigio, non si comprendono tra di loro. E allora mi conviene tenerli chiusi in casa e evitare tutte quelle discussioni che si prendono, che a volte li mandano via, c'è un'altra persona qui in questa corte che se li vede accostare vicino, via bambini, via, scappate di qui, brutti terroni, brutti polentoni, così fanno. Avete difficoltà anche nel paese con la gente oppure soltanto nel cortile? No, anche con la gente del paese ho avuto difficoltà. E noi abbiamo fatto questa ricerca, no, per svolgere, per capire i problemi del paese, no? Facendo dei vari gruppi, ogni gruppo ogni gruppo fa un dato lavoro, no? E da ogni problema ne escono altri, cioè ad esempio del gruppo
delle case, no, è uscito il problema che nelle case vecchie ci sono quasi sempre emigrati, così. Infatti il nostro gruppo si è occupato del problema della casa, uno dei problemi più sentiti nel nostro paese. Infatti nel dopoguerra vennero molti immigrati del meridione e del Veneto, sperando di trovare un lavoro e una casa, ma molto spesso il lavoro gli veniva negato e le case dove abitavano erano delle case vecchie, malsane. Quindi trovandosi in questa situazione si trovarono molto a disagio. La mia idea è, come mi esprimo io, sia il pensiero di tutta la gente del mio paese: noi non abbiamo fatto del razzismo, mai fatto del razzismo, ci tengo a sottolinearlo nel modo più assoluto, e tutte le insinuazioni che sono state fatte sono errate. Se qualche persona ha voluto fare del razzismo e l'ha fatto unicamente a titolo personale, cioè a titolo personale, come in America qualcuno si scaglia contro i negri, qualcuno, perché io mi attacco a una legge evangelica che dice che il negro bianco siamo tutti fratelli, e io, per me, questa legge, cioè questa regolamentazione evangelica, cerco di interpretarla e renderla utile anche durante la vita. Per me meridionali, settentrionali, per me siamo tutti italiani, e vorrei che tutti coloro che entrano nel mio paese abbiano a trovare la possibilità di fare una famiglia, trovare lavoro, trovare quella pace e quella gioia che non hanno potuto dare nella terra d'origine. Ma cazzo è stuntero? Tu mamalic! Nitali? Ma che sta dicendo? Io niente capisco! Cos'è ne... Ta capisci a due tedeschi? No, io niente... Interò! Ritroviamo qui tecniche didattiche già viste nelle scuole elementari. I ragazzi traducono in forma teatrale le situazioni da loro scoperte. In questa scena si rappresenta un oste di Rovello alle prese con un immigrato meridionale. Cammina per il terrore! Sono capace anch'io di parlare il dialetto, non è scemo? Vacca! Netta chi svelta! Ma che bella dire, a pulire il caia! Sì, pulire il ca! Oddio, li ha portati in due! Si vicer! Ma sai che fici? Ce n'erano 20 e spaccavo tutto. Bravo scemo! Sto guardando quello perro lì. Sto guardando quanto quello perro lì. Sal ciopo il mes. A te che ti interessa? Che devi parlare con te? Ci ha rotto un giorgianese. Con queste tecniche i ragazzi imparano ad esprimersi liberamente e a cercare da soli una definizione della realtà che li circonda. Si abituano a parlare in pubblico, acquistano disinvoltura, risolvono certi problemi tipici di questa età, come la timidezza o il bisogno di farsi degli amici. Ho letto su un quotidiano milanese che i 100 studenti della scuola media di Rovello Porro stanno cambiando il paese. Qual è la sua opinione? Guardi, io non credo che quanto dice il giorno sia vero, perché, cioè, se 100 studenti cercano adesso di cambiare il paese, vuol dire che il paese fino a un mese o due o tre fa viveva nel Medioevo. E io non credo che il mio paese fino a due o tre mesi fa ha vissuto nel Medioevo. Come giudica l'esperimento in corso nella scuola media? Guardi, lei sul paese io non posso sapere, perché sa, è difficile indovinare come la possono pensare tutte le persone, però personalmente io non ho nulla da criticare per quanto riguarda la scuola a tempo pieno. Lo dimostra lo stanziamento dei 3 milioni dell'amministrazione comunale della quale faccio parte e di contributo che le famiglie versano alla scuola, perché ciò dimostra che l'istruzione è sentita da tutti, e poi sarà il tempo che darà ragione se la scuola a tempo pieno sia valida o meno. Ma è un po' una buttata giornalistica, non è che 100 bambini diano lezioni a un paese. È un esperimento, come tanti altri, potrebbe essere producente, potrebbe anche essere, non so, io mi auguro di no, mi auguro di sbagliarmi, potrebbe anche essere un mezzo fallimento. Per quanto preciso, mi auguro di sbagliarmi. Sono cose così, li abbiamo voluti un po' tutti, la popolazione, l'amministrazione comunale, così, gli insegnanti. È un esperimento, ecco.
Qui a Rovello tutte le volte che si è voluto fare qualche cosa di diverso dalla tradizione è sempre avvenuto un movimento di opposizione, sempre da parte di pochi elementi, questo bisogna chiarirlo, portando le tradizioni del passato, che noi riconosciamo benissimo. È chiaro che il paese di Rovello è un paese di lavoratori e il fatto che si dica che è un paese il quale è evoluto economicamente è uno stato di fatto, è evoluto economicamente il paese, però non dobbiamo neppur dire che l'evoluzione sociale e culturale è stata paragonabile all'evoluzione economica. È chiaro che a noi interessa questo, vuole fare di un paese piccolo come il nostro, un paese evoluto anche da quel punto di vista. Vogliamo che i giovani di Rovello sappiano esprimere, sappiano essere liberi, sappiano affrontare tutti i problemi della società di oggi e affrontarli in maniera giusta. Il centro di psicologia ci aiuta moltissimo, ci ha aiutato moltissimo nel contatto con le famiglie, perché inizialmente i genitori non si rendevano conto di come mai nella scuola si dovessero fare, oltre ai compiti e alle lezioni, si dovessero fare anche attività come danza, giornalismo, disegno, venivano considerati un di più. Quando è stato invece spiegato a tutti ed è stato ben chiaro che l'educazione globale di un bambino richiede anche questa maniera di interpretare la vita, allora ci hanno seguito, hanno compreso e sono fermamente convinti a proseguire. Se non avessimo avuto il centro di psicologia sarebbe stato più difficile la nostra opera. Inoltre il centro di psicologia ci aiuta ad inserire i bambini, diciamo così, disadattati, che hanno dei problemi di carattere, dei problemi psicologici, dei problemi di salute. Viene uno psicologo tutti i venerdì, ha contatti con i bambini, tiene contatti con le famiglie, con gli insegnanti, di modo che noi sappiamo quanto un bambino può rendere, lo sfruttiamo, si può dire, soltanto per quella misura in cui può dare e quindi al di là non pretendiamo altro. Noi sappiamo che è un nostro preciso dovere il cercare di mandare avanti tutti i ragazzi per due motivi: per evitare che i ragazzini si fermino, perché la mentalità comune è questa, è la scuola dell'obbligo, i bambini voi li volete, vengono a scuola e li dovete tenere, non poi bocciare e rimandare, perché quando si fa un bocciato si fa sempre un disadattato. I dati sulle ripetenze e sulle evasioni propongono l'interrogativo se la scuola media unificata abbia aderito pienamente alla realtà del nostro paese e ai bisogni dei suoi nuovi alunni. Circa il 10% dei ragazzi italiani evade l'obbligo scolastico. Altri 200.000 vengono bocciati in media ogni anno. Secondo un recente studio, su 100 ragazzi nati nel 1953, solo 39 sono arrivati regolarmente alla licenza di scuola media. 17 hanno ripetuto almeno un anno. 44 hanno ripetuto più volte o hanno lasciato la scuola. Il fenomeno delle ripetenze e delle evasioni è più evidente nelle zone socialmente depresse. Questa è la borgata San Basilio, alla periferia di Roma. È soprattutto per i ragazzi che vivono in questi ambienti che la scuola media deve rappresentare un mezzo di promozione sociale. Qui è più urgente la risposta al problema di fondo della scuola media. Qual è il suo compito? Quello di portare tutti alla licenza adeguando i programmi alle possibilità dei ragazzi? Oppure di dare la licenza solo a quelli che hanno raggiunto un determinato grado di preparazione? Allora. Dite un po' di... Possiamo farle sedere queste ragazze? O dovete... Ecco, allora adesso vi sedete e vi spiego che cosa succede. I signori sono della televisione, come naturalmente avrete capito, e vogliono sapere da voi quali sono le vostre impressioni sulla scuola di questi 3 anni. Che cosa avete trovato di buono, che cosa non vi è piaciuto,
e che cosa intendete fare nel prossimo futuro? Chi vuole rispondere? Su. La scuola per me è stata un obbligo, perché... perché oggi, no? Senza un titolo di studio non si può andare da nessuna parte, neanche fare una commessa. Allora, secondo me, è proprio un obbligo andare a scuola. Anche continuare gli studi, la necessità. E per noi e per il nostro avvenire. Ma non pensi che ti giovi anche, indipendentemente dal lavoro, il conoscere qualche cosa di più che magari a casa non avresti conosciuto? No. Allora, in Glaro tu continuerai a studiare, vero? No. Tu no, perché non studi più? Non lo so. Come, hai persino studiato il latino quest'anno? Adesso l'ho ripensato. Ci hai ripensato? Sì. E che cosa farai? Andrò a lavorare. Andrai a lavorare? Che tipo di lavoro hai intenzione di scegliere? Non lo so. Ah, non lo sai. Quanto bene. Eravate in prima classe? 26. Io sono... No, 15. No. Io sono stata prima in prima O, eravamo 26. Poi sono state bocciate 10. Poi stavo in seconda D con la Pasca, che mi faceva italiano. Quindi che vengono bocciati, che fine fanno? Oh, guardi, si evita in ogni modo di bocciarli in terza media. Vengono bocciati dalla prima alla seconda o dalla seconda alla terza. E in quel caso li ripetono quasi tutti, sono pochissimi i ragazzi che scompaiono e che non vengono più a scuola. Ritornano puntualmente l'anno successivo e quindi... Mi pare che già la terza arrivano molto poche. Sì, sono molto numerose, crescono sempre le prime e le seconde. E poi le terze, così quante sono in genere, a meno che non ci siano dei fatti proprio gravissimi, cerchiamo... in ogni modo di portarle a questa licenza che per tutti... Lei dice dove scompaiono? Ecco appunto dove sono fisicamente. Se le prime e le seconde sono numerose, le terze sono poco numerose. Dove sono i ragazzi? Dove vanno a finire? Restano sempre in prima e seconda? Sì, poi naturalmente a un certo punto c'è una percentuale che va in terza, le terze sono sempre meno numerose. Ora, perché è stata fatta la riforma? Perché tutti i ragazzi siano obbligati ad andare a scuola. Ed abbiano una cultura essenziale e tutti abbiano questa cultura essenziale. Ora, se noi durante gli anni della scuola dell'obbligo non diamo questa cultura essenziale, ma cadiamo nell'equivoco che perché è scuola dell'obbligo li promuoviamo automaticamente, la riforma è fallita, scusi. Me lei dice, se non diamo la cultura essenziale, allora... Perché questi ragazzi devono essere le vittime del fatto che voi non date la cultura essenziale? No, questa no, non capisco, scusi. Lei ha detto, se noi non diamo e promuoviamo per il semplice fatto che scuola è dell'obbligo, quindi sappiano o non sappiano, questo pezzo di carta glielo diamo, noi che cosa abbiamo ottenuto? Di avere tanta gente con tanti pezzi di carta, ma tanta gente ignorante. Lo so, però ma chi è che la deve dare questi ragazzi, questa cultura? La scuola. Ma noi infatti cerchiamo di darla, però gli elementi esterni, cioè chi non lavora nella scuola molto spesso, ci rimprovera del fatto che essendo una scuola dell'obbligo noi ci permettiamo di bocciare. No. Sì, perché se lei dice noi dobbiamo dargli la cultura, non gliela diamo, voi, allora voi bocciate dei ragazzi per colpa vostra. Fate, mandate sulla strada. Sì. Ma scusi, non è detto che avendo un alunno affidato per 8 mesi. Noi non cerchiamo di dare quello che è necessario dare, ma tante volte lei sa che l'altro non reagisce, l'altro non recepisce, l'altro sono non accetta. Anni, non 8 mesi, signora, sono 8 anni. Io parlo dell'anno scolastico. Quando noi bocciamo, non bocciamo in terza media, parliamo di una classe X in cui alla fine dell'anno si boccia l'alunno X. Non capisco io perché quelli che sono fuori dalla scuola ci dicono sempre come fate voi, che scuola è obbligo a bocciare. C'è un equivoco grande e grosso. Cioè, quando è stata fatta la riforma, scusi, e la riforma è stata fatta perché dall'alto volevano che la nazione, la massa, la media, avesse una cultura di base X, va bene? Quindi noi diamo questa licenza che corrisponda a una cultura di base X. Se questa cultura di base X non c'è,
Noi non siamo tenuti a dare questa licenza, né faremmo bene se noi la dessimo soltanto perché è scuola dell'obbligo. Cioè, lo Stato vuole che noi prepariamo una media, una massa, cioè una massa, a una istruzione media. Insomma, infatti il problema che si fa non è quello di non dare diploma, è di non aver preparato questa massa. Ma senta, nella massa lei crede che tutti reagiscano allo stesso modo? Lei ha mai avuto esperienza, cioè è mai stato a vivere in una classe? Eh? Ecco. No, dovrebbe dire sì o no, forse come alunno, ma come insegnante no. Ora, lo stare in... io questo posso dirlo... Ho dei testimoni, lei sa che gli alunni sono i testimoni. Sono le mele che maturano, quelle che non maturano. Esatto. Però ci sono delle mele che non maturano perché si sono nascoste sotto la foglia, o delle mele che non maturano per altri motivi anche, sa? Cioè? E beh, perché non se parliamo delle mele, perché certe volte c'è un vermetto dentro, perché certe volte c'è un seme che non funziona, perché delle volte ci sono altri fattori spiegabili, se vuole, con paragoni biologici, eccetera, insomma, no? Ma insomma, lei mi ha fatto il rapporto delle mele. Alle mele si danno gli anticrittogamici, alle mele si danno, all'erba si danno i concimi, eccetera, no? Perché? Perché si aiutano a crescere. Se noi l'erbetta allora, la lasciamo allora, così come allora si sente... Un po' di DDT. No, allora cerchiamo di dare un po' di entusiasmo, e quando loro non reagiscono, è peggio per loro, naturalmente. Tu non giocavi a pallone, che vuoi? Neanche tu, capito? Ci sono modi diversi di porsi di fronte ai problemi dei ragazzi di questa età, che è stata definita l'età difficile. Ci sono scuole, come la Petrocchi di Roma, che cercano di sperimentare nuovi metodi e soprattutto di instaurare rapporti più aperti con i ragazzi. La scuola Petrocchi adotta il tempo pieno e la promozione fiduciaria, che è un modo di responsabilizzare il ragazzo. Egli viene promosso con l'impegno che cercherà di colmare le sue lacune. Sì, questo perché la nostra scuola favorisce tutti, cioè non ci sono favoriti nella nostra scuola. Può andare avanti sia il figlio della persona che sta meglio in famiglia economicamente, sia il figlio di una persona che sta male. Cioè i professori aiutano tutti in questa scuola, ci fanno studiare e in un modo nuovo. Cioè i professori dividono dei ragazzi che sono più avanti, fanno dei piccoli gruppi che possano nelle lezioni di pomeriggio mandare avanti quelli che sono rimasti più indietro. Questo è un fatto abbastanza importante che nella nostra scuola. Vi ritenete veramente tutti uguali? Sì, ci riteniamo tutti uguali qui in questa scuola, tutti uguali, non ci deve essere uno più bravo degli altri. I ragazzi tengono molto, magari sotto il consiglio stesso gli insegnanti, aiutarsi tra di loro in maniera che si evita la divisione dei più bravi con i meno bravi, ma i bravi spontaneamente si affiancano a quelli più bisognosi nel tentativo di portarli avanti, di spiegare, di aiutarli, di camminare insieme, no? E io ho diversi esempi in classe, le compagno qui ad esempio, l'ho messo vicino a un elemento bisognoso che ha avuto già l'anno scorso la promozione fiduciaria, è moltissimo migliorato, io spero che nel prossimo anno possiamo raccogliere frutti sufficientemente maturi, e non soltanto per merito degli insegnanti o della buona volontà del ragazzo in questione, ma proprio per i compagni che gli si mettono vicino e che li aiutano, li spronano, e hanno ampliato pazientemente, hanno spiegato tutto quello che l'insegnante diceva dalla cattedra. Ad esempio abbiamo un ragazzo che non parla, se non ci va Gazzelloni vicino. Dì un po' i vantaggi che hai tratto. Gazzelloni, dai una mano. Non mi parla, Gazzelloni, dai una mano. Volevo dire, no? Che alcuni compagni, il fatto che alcuni compagni vanno diversamente dagli altri, non dipende soltanto dal fatto che uno è più intelligente dell'altro, ma a volte ci sono molti fattori che condizionano un compagno.
per esempio l'essere timido, oppure non sapersi esprimere nel momento giusto. Per esempio adesso potresti dire qualcosa, dirlo, quello che hai fatto durante l'anno, perché hai migliorato. Io penso per... Tu l'altro anno non andavi molto bene, quest'anno insomma vai meglio, ma perché è successo questo? Come mai? Beh, perché io avendo del vicino mi sono più incoraggiato e... Comunque l'altro anno tu avresti potuto fare così, hai avuto bisogno di un aiuto? Sì, avrei dovuto stare vicino. E allora questo qui dipende da un fatto come di timidezza, può darsi? Penso di sì. Allora, guarda, ho detto lo stesso, che dobbiamo fare una specie di parallelo tra l'architettura antica e quella del Rinascimento, capito? Perciò bisogna confrontarlo praticamente, perciò ci mettiamo a fare l'antica, le greci. Il rapporto tra Franco e il suo amico è un esempio di come la scuola può risolvere all'interno stesso della classe le difficoltà dei suoi alunni. E come ad un clima di competizione si possa sostituire un clima di collaborazione. La ricerca di gruppo ha un'importanza determinante al fine della socializzazione. L'architettura. No, facciamo romana e greca. Il tentativo di risolvere i problemi dei ragazzi difficili, isolandoli dagli altri, si è risolto in un modo negativo. Le classi differenziali, istituite nel 1965 per il recupero degli alunni meno dotati, sono un metodo ormai non più condiviso dal Ministero e dagli stessi psicologi che ne proposero l'istituzione. Il concetto, fin dalla prima, sei in una classe speciale? Sì. E perché ti hanno messo in una classe speciale, lo sai? No. I tuoi cosa dicono, i tuoi genitori? Che sarebbe meglio se ero in un'altra classe. Tu hai fatto la prima in una classe... Sì, in prima F. E poi sono venuto qua. Ecco, perché sei venuto qua? È perché restavo indietro, c'erano troppi compiti, io non riuscivo a farli tutti quanti, a studiare molte cose, allora mi ho messo qui che ci fa meno compito, meno... Lo sai perché ti hanno messo in questa classe? Ah, non so, sono... Non so, saprei. Tu hai cominciato la prima mese? La prima. Ecco, ma hai cominciato qui o in una classe di là, nell'altra scuola? Ho cominciato qui. Ha subito, sì. Appena entrato. Cosa hai fatto, un esame? Che? Hai fatto un esame? No. Che difficoltà avevi? Italiano. Ecco, e già a metà ottobre hanno capito che non ce la facevi in italiano? Sì. E ti hanno fatto cambiare scuola? Sì. Non ritieni che sia un po' presto, dopo 2 o 3 mesi, giudicare se un ragazzo ha capacità di inserirsi? Beh, direi che è negativo, più che altro togliere i ragazzi dalla classe in cui sono stati iscritti inizialmente per inserirli in un'altra, perché porta... ha degli svantaggi notevoli sia dal punto di vista pratico, perché vengono inseriti in una classe in cui si fa un programma diverso, si è insomma in altre condizioni pratiche, e da un punto di vista psicologico per loro, perché si vedono tolti dal loro ambiente e devono di nuovo inserirsi in un altro, farsi dei nuovi amici,
e questo per loro è un notevole svantaggio. Però, insomma, questi sono inseriti abbastanza bene. Che a me hanno detto a Roma, per esempio, che sì, certe volte bastava un brutto voto in una materia per essere così essere indirizzati al psicologo e poi magari... No, questi no, questi che sono stati mandati qui è perché avevano delle turbe del comportamento e, proprio, e anche perché non rendevano, non facevano assolutamente niente, non perché mancasse la loro buona volontà, ma perché in una classe di 25-30 ragazzi non potevano essere seguiti, mentre questi hanno bisogno di un insegnamento individuale, quindi essere seguiti in modo particolare dall'insegnante, cosa che è possibile fare solamente qui. Lei ha fatto dei corsi di specializzazione? No, non ho fatto nessun, sono lavorato in pedagogia, ma non ho fatto nessun corso in particolare. Chi è che ti ha consigliato di venire qui? I tuoi genitori? I miei genitori, perché già mi trovavo nelle elementari in una di queste classi qua. Ah. E allora, perché vedendo che io mi trovavo bene, allora mi hanno detto vai ancora. Prima ero nella prima B e poi mi hanno trasferito qui. E perché te l'ho trasferito, lo sai? Perché lì eravamo in tanti e le professoresse non ci potevano, non mi potevano tanto seguire, allora mi hanno trasferito qui. Lo sai perché ti hanno cambiato scuola o no? Non so. Io in quella classe andavo bene, poi mi hanno cambiato. Ero nella prima M. Questa è la prima G adesso. E i tuoi genitori cosa dicono? Niente. Se mi hanno cambiato. Senta, signora, come mai suo figlio frequenta la classe sperimentale? Che suicidismo. E non lo so, sono i maestri che hanno messo la preside. Ecco, ecco, mi racconti cosa è successo, cioè? Cioè, i primi tempi che hanno iniziato la scuola, i medici sono venuti, gli hanno presato una visita. Poi hanno chiamato me per vedere se sto bambino era nato normale, se aveva avuto delle malattie. Malattie non ne ha avuto, ha avuto soltanto le malattie infantili, basta. Ma cos'è che rimproverano ai bambini? Perché è vivace, non sta a posto, là, sempre si alza, stuzzica gli altri bambini. Quindi è solo una questione di carattere? Sì. E solo per questo l'hanno messo in questa classe? In questa scuola, sì. Ecco, ma lei gliel'hanno detto, sì? No, a me mi hanno detto che l'hanno messo lì per studiarlo, se era normale o non normale. E lei, io, signora... Per noi è normale, è normalissimo. Per me è normale il bambino, soltanto per loro non è normale, perché è vivace, basta. Ma le classi elementari le ha fatte tutte bene? Tutte bene, sì, sì. È stato sempre promosso, mi sembra, no? Cioè è stato in una classe normale, ha fatto tutte le elementari in classi normali? Sì, sì, sì. Qui a Torino? Ne ha fatto la prima a Tortona, e poi qui. Qui non ha fatto il... E poi qui ha cominciato la seconda, la terza, la quarta, e qui. Cioè si sono accorti che solo quest'anno... Solo quest'anno, sì, nelle medie. E come la spiega lei? Come lo spiego? Io non so come spiegarlo questo. E tu cosa dici? Eh? Boh. Ti senti qualcuno? Come? Non so io. Ma sei contento o scontento di stare in questa classe? Io non sono contento. Perché in quella classe lì credono che noi siamo mezzi matti. E voi cosa dite? Cosa dobbiamo dire? Se parliamo ci mettono la nota, ci sospendono. Senta, lei lavora, che lavoro fa? Alla Fiat? Eh. Sono al reparto tubi. Ecco, cosa vorrebbe che facesse suo figlio da grande? Io vorrei che mio figlio non faccia quello che faccio io adesso, perché le mie possibilità non mi hanno potuto aiutare a far più di quello che faccio. Ma spero che per loro sarà un altro genere di lavoro, se può. Se va avanti, se studia il bambino, sia lui che gli altri, io cercherei di fargli entrare alla Fiat, sì, ma non come operaio, almeno tutto altro, almeno come allievo Fiat. Allievo Fiat sarà già, certo, come si trova in questi momenti il bambino, certo, che più tardi dico che non avrà un avvenire
che possa, non so, fare strada. Io... Comunque la scuola non ha chiesto il vostro consenso? Ah, no, non ha chiesto il nostro avviso per niente, quello... a quello che sappia io. No, no, non hanno chiesto niente, non hanno chiesto niente. L'hanno messo lì e dice comunque signora, suo figlio sarà qui per studiare, per studiarlo. E quanto tempo? E quanto tempo? Da quando è iniziato la scuola. E non le hanno detto ancora niente? Non mi ha detto niente. La scuola può creare le condizioni che consentano al ragazzo di maturare e di raggiungere la sua piena autonomia. Un esperimento di scuola che cerca di rinnovarsi è in corso ad Altichiero, un sobborgo di Padova, abitato da operai e da piccoli commercianti. D'inverno la scuola di Altichiero si trasferisce per qualche settimana in montagna. Non è una vacanza. È un modo di fare scuola diverso dal consueto, ma strettamente collegato con quello che si fa in classe. In questa classe si sta facendo un esperimento dell'insegnamento della storia basato sullo svolgimento del programma per linee di sviluppo, cioè il programma ministeriale della seconda media che comprende la storia dal 1000 all'incirca fino allo scoppio della Rivoluzione francese. Non viene più studiato tradizionalmente capitolo per capitolo, ma a seconda degli interessi delle alunne, suddivise in 5 gruppi, vengono studiati alcuni particolari argomenti. Per esempio, un gruppo sta studiando la situazione della Chiesa dal 1000 fino appunto al 1800. Un altro gruppo sul svolgimento dell'arte durante i secoli dal 1000 al 1800. L'altro gruppo sta viceversa svolgendo il programma riguardante il commercio. Allora Alessandra... Qui si applicano nuove tecniche didattiche, tenendo nel giusto conto la necessità che i ragazzi abbiano la preparazione culturale di base prevista dai programmi. Si cerca di insegnare in un modo più organico e più critico rispetto al passato. Si cerca soprattutto di interessare il ragazzo allo studio. Ho pensato di non lasciare staccate queste ricerche, ma di riunirle in un album dove ci siano scritte, ricollegandole tutte, formando così un testo scolastico nostro e non più stampato, come questi libri che abbiamo forniti così, ma fatti da noi e scritti con tutte le ricerche ricollegate. Come mai ti è venuta questa idea? Beh, mi è venuta questa idea perché penso che le ricerche fatte così siano staccate e non si capisca più che la cosa è tutta una collaborazione scolastica, ma sembra una cosa fatta solo da 5 persone o 4. Invece fatta così è proprio una collaborazione, fatta tutti insieme. Tutta la classe. Sì, e poi c'è anche qualche altra ragione, secondo te, che ti ha spinto a proporre questo libro scolastico fatto da voi? Beh, secondo me anche perché così ci abituiamo a capire le cose, cioè poterle spiegare in modo nostro, poter anche dimostrare che a volte il testo non ci fa capire le cose come noi le vogliamo capire. Cioè adatte alla vostra età e alla vostra mentalità. Il libro si può spiegare la mentalità di chi l'ha scritto, mentre se noi la spieghiamo con la nostra mentalità la cosa è facile e anche possibile. La sentite evidentemente vostra. Nostra è anche la soddisfazione. La parete che vedete, che è quella di Nord, ha i colori tipici delle Dolomiti, cioè vedete il colore rosa più delle macchie marrone più scure. Fra Alleghe e Masarè l'acqua del lago entra in una galleria, passa sotto la montagna e arriva dopo Agordo precipitando giù ad alimentare una grossa centrale elettrica. Se adesso partite dal lago di Alleghe, che avete ben capito non è naturale, se voi venite verso il posto dove siamo noi, risalendo cioè il corso del fiume, trovate sotto di noi il paese di Caprile. Allora state bene attenti perché è una cosa molto interessante.
Il cordevole, come voi vedete, viene fuori da destra, cioè da nord. Lo vedete, no? Proprio dove c'è quella casetta rossa sotto qui, dove c'era il confine nel 1915, quando è scoppiata la prima guerra mondiale. Caprile era Italia, a destra era invece Austria. Il cordevole, come vedete, nel momento in cui entra in Caprile, cosa fa? Riceve da destra un altro corso d'acqua, lo vedete che entra in quel punto preciso, no? Allora, come si chiama quando un fiume entra in un altro? Come si chiama? Si chiama affluente. Allora, quello è affluente di destra o di sinistra? Affluente di destra. Quindi quello si chiama pettorina, discende dalla Marmolada, che è la più alta delle Dolomiti, dove c'è un grande ghiacciaio, e scende da quella valle che vi ho mostrato prima, che nella parte più alta è di formazione glaciale, mentre nella parte più bassa, e vedete che si restringe, è di erosione. Perché? Perché è stato l'affluente di destra, cioè il pettorina, che l'ha scavata. Il risultato di questo modo di fare scuola è che le mele bacate non esistono e quasi nessuno viene bocciato. Si cerca di tenere nel giusto conto le esigenze fisiche dei ragazzi che vivono in città e di metterli a contatto con ambienti e gruppi sociali nuovi. Da quanti anni fa questo lavoro? E 3 anni sarà che lavoro di questo mestiere, atti piccoli. Adesso che sono un po' anziano, mi dedico a questi piccoli lavori ancora. E prima che cosa faceva? Carpentiere, il falegname. Ma le dispiace che vada persa questa, insomma, questo lavoro, che nessun altro lo faccia, insomma. Che nessuno... Io quando sono morta mi dispiace poco, se nessuno li fanno. Ma non... le piacerebbe che qualcun altro continui la tradizione? Ah, sì, sì, per conto mio. Io sarei contento, ho letto tutta l'attrezzatura qua. E si trova disambientato da solo in questo, insomma, in questa montagna, a lavorare il legno? No, no! Noi altri stiamo meglio che nelle città ancora, no? E preferirebbe, insomma, andare a lavorare il legno nelle città oppure qua? Che in città no, in città non andrei di mia età, assolutamente no. Perché? No, no. Se fosse più giovane, invece, ci andrebbe. Sono stato 2 anni alla fiera a Padova, io non respiravo più. Non respiravo più. Era in giugno, mi pare, luglio. E loro portano il latte in base al quantitativo di latte che portano e gli danno del fornito. Sì, poi lo vedono. Poi a turno, 60 posti che sono qui. 60 posti, una volta, una per giorno. Io vorrei sapere su che cosa si basa l'economia del paese. L'economia del paese fino ad essa si è basata una gran parte sull'agricoltura, però stiamo senz'altro dando l'appoggio per quanto riguarda turisticamente, no? Io penso che sono due attività che possono abbastanza mettersi e fare un collegamento e andare avanti bene. Tanto l'agricoltura che come il turismo. Io vorrei sapere se la maggior parte della popolazione di questo paese emigra nei periodi stagionali oppure rimane nel paese. Dunque, una parte senz'altro fa l'immigrazione stagionale. Ci abbiamo molti portieri, camerieri e personale d'albergo. Ci abbiamo qui Cortina alle porte, come altrettanto la Valbadia, no? E vanno in questi luoghi a fare l'immigrazione stagionale. Lei che lavoro svolge? Io faccio il calzolaio, no? In seguito poi ho ampliato un pochettino l'attività e ho messo su un negozio di calzature. La popolazione si preoccupa dell'andamento politico ed economico del paese? Sì, abbastanza si preoccupa, guardi, dato che il paese è così piccolo, no? E allora la gente conosce abbastanza i problemi del comune e si interessa. Fa le domande e chiede come stanno la situazione. E sono più i giovani o gli anziani? Indubbiamente quelli di media età, quelli dai 30 ai 45 anni. E comporta difficoltà a svolgere queste due attività, cioè il calzolaio e il sindaco? E indubbiamente un po' di sacrificio. Il fatto è che quando io vado in municipio, allora cerco che venga la moglie qui a sostituirmi per attendere i clienti che vengono a comprare nel negozio, no?
Indubbiamente da sacrificio. Beh. E le dà più di soddisfazione questo lavoro oppure il lavoro di sindaco? Beh, guardi, indubbiamente che questo è il mio mestiere vero e proprio, no? Quello di sindaco è una piuttosto più un'ambizione che dovrebbe essere, no? Comunque, guardi, senz'altro è interesse anche fare il sindaco. La scuola in montagna si conclude con la visita ai colleghi della scuola media di Caprile. I ragazzi imparano a socializzare e a mettere a confronto esperienze diverse. Voi lo fate? Sì, però solo certi accettano. Ah, Sicilia, sono abbastanza. Ce ne sono tutteroni. Non si può dire perché siamo tutti italiani e compatirci l'uno con l'altro, no? Se ci sono professori, noi non ce l'abbiamo, quelli della bassa Italia. Abbiamo solo, più in giù abbiamo uno da Ravenna. Ma sono le 5 e 10 in 5 ore? Sì, secondo me 5 ore ogni giorno. 10 minuti. Mi sembra difficile la seconda. Insomma, più difficile della prima, sì. Mi sembra un po' impegnativa. È molto lontana questa scuola dal vostro paese? Beh, da me è circa 10 km. Io 9. Da Colino. Ma poi? Sì, partiamo alle meno 20, alle 7, meno 4, dobbiamo alzarci alle 6 per venire a fine mai. La professoressa l'italiano, noi tedesco, noi perché noi siamo più vicini all'Austria e facciamo tedesco. Sì. Tedesco. Sì. E qua abbiamo anche un po' l'accento tedesco. L'accento tedesco. Bisogna arrangiarsi come si può, no? Tedesco. Anche se si è un po' scarsi, perché si parla sempre l'italiano. Sì. La maggior parte. Dove la maggior parte vuole, non so. E invece di stare bisogna andare, io almeno, vado a lavorare. Anch'io, cortina al pesto. Io sono già al quarto anno, lavoro con pasticcere. Io in portineria con mio padre. Ho cominciato con 12 anni ad andare in albergo. Io 9. Bisogna adattarsi. Allora ragazzi, volevamo fare un po' il punto della situazione, no? Cioè siamo andati a visitare quella scuola di Caprile, la scuola media. Naturalmente avrete avuto delle impressioni, no? È uguale alla vostra? Non è uguale? Secondo voi, se non è uguale, è migliore della nostra o no? Ha dei dati positivi o negativi? Quindi qui ci sono parecchie risposte da dare, vero? Chi vuol parlare? Tu, Catelan. Catelan. Dunque, io sono partito da Padova credendo che i ragazzi di Caprile avessero una mentalità diversa dalla nostra. Però quando siamo andati là a intervistarli mi sono accorto che essi hanno la mentalità quasi superiore alla nostra. Quasi superiore? Sì, solo che essi però non possono svilupparla perché non hanno colloquio con i professori o con i genitori. Difatti mi sono accorto che essi hanno colloquio con certi professori, mentre con altri no, e parlano quasi dei problemi sociali, però non credo che li sviluppino come i nostri. E dopo ho scoperto insomma che hanno colloquio specialmente con la madre e dunque credo che un colloquio si dovrebbe avere con il padre perché il padre insomma lavora fuori e ha più esperienza della madre insomma. Ho capito, e perché non hanno questo colloquio con il padre? Perché lavora fuori, è immigrante, e lavora all'estero e dunque non lo vedono quasi mai. Senti, allora secondo te non possono sviluppare, pur avendo una mentalità, come dici tu, superiore alla nostra, io non lo so, questo l'hai detto tu comunque, no? Ma perché non la possono sviluppare? Perché manca il dialogo a casa o a scuola? Non ho capito bene. Sì, a casa e anche a scuola. A casa e anche a scuola. A casa per la mancanza del padre. Che è costretto a lavorare fuori, no? E a scuola perché non c'è il dialogo, con alcuni professori. Vabbè, c'è qualcuno che deve dire qualcos'altro, qui che deve ribattere, che ha qualcosa da dire. Dino. Dunque, un'altra cosa che ho visto quando siamo andati a questa scuola di Caprile, ho visto che questi ragazzi, i nostri compagni, la nostra età, hanno paura del preside e di alcuni professori, perché ritengono che il preside e i professori siano delle persone non soprannaturali, insomma che hanno un grado più alto di loro e non posso quindi ribattere delle cose che dicono loro. Io ho avuto l'impressione che la scuola andando in montagna, cioè da questo esperimento ho avuto l'impressione che la scuola ritrovi se stessa una funzione precisa uscendo dalla scuola, scusi il vestigio di parola, cioè uscendo dalle strutture tradizionali,
È un'impressione esatta? No, penso che sia un'impressione giusta, nel senso in cui, uscendo dalla scuola, diciamo così, non perché si esca dall'ambito dell'edificio, ma nel senso che si esce da determinate strutture e giuridiche e contenutistiche, nel senso di notizie che vengono impartite, e ci si aggancia direttamente alla vita, allora automaticamente c'è la corrispondenza dell'interesse da parte dei ragazzi, ma soprattutto uscire nel senso che non c'è chi propone determinate verità e chi deve subirle, quanto piuttosto c'è ancora una volta questa concorrenza, diciamo così, che fa sì che non esista più da un lato l'insegnante e dall'altro l'alunno, ma esistono veramente due persone che d'accordo cercano di trovare insieme la strada che porta a questa formazione che è il nostro scopo. Una volta la scuola, cioè la posizione dei genitori nei confronti dei figlioli era impostata in questa maniera. Da un lato si vedeva sempre il professore dal basso verso l'alto, cioè lo vedevamo una autorità e come un'entità che era piuttosto astratta, da un lato. Quindi a un certo momento il genitore aveva un certo timore a avvicinarsi al professore. Da un altro lato c'era questa abitudine. A un certo momento i genitori delegavano l'educazione dei loro figlioli, l'educazione religiosa, alla chiesa, al parroco. E l'educazione, diciamo così, istruzione, la delegavano a professori e dalla scuola si assentavano. Difatti, al sorgere della nostra associazione e quindi del rapporto di collaborazione con i professori, un primo problema che nelle riunioni congiunte genitori e professori nell'ambito del Comitato Scuola Famiglia ci fu posta fu questa. Dice: noi professori abbiamo bisogno che non tanto i genitori vengano a noi per domandarci come va il figlio alla scuola, ma noi abbiamo bisogno che voi genitori ci diciate: il mio figlio agisce così a casa, cioè che ci spiegate un po' come sono i vostri figlioli, non tanto a scuola, quanto sono a casa, in che ambiente vivono, cosa fanno e come fanno. Quindi questo è un elemento, diciamo, che se è di favore per l'esperienza che i nostri figli hanno fatto, è direi maggiormente valido per l'esperienza che noi stiamo e andiamo facendo e che dovremo fare sempre di più, insomma. Certo che questo fatto comporta che cosa? Comporta che noi non possiamo più dire: adesso stasera me ne sto a casa bello tranquillo a guardarmi la televisione, a guardarmi il film, andare a vedere, eccetera. Ma devo di giorno lavorare, di sera, ecco, lavorare per questa crescita umana dei nostri ragazzi, che è quello che in fondo aspiravamo, ma che aspiravamo alla spicciolata, il professore per conto suo, ignorando certi dati sulla personalità dei nostri ragazzi. Noi, ignorando la personalità dei nostri ragazzi, a contatto con i loro colleghi in un ambiente diverso, come è avvenuto a Colle Santa Lucia, e via di questo passo. Mentre una volta, giustamente come è stato osservato qui, demandavamo tutto alla scuola, tutto ai professori, oggi no, oggi siamo un po' partecipi, e questo stato di cose incoraggiano i figliuoli e si sentono più spigliati, vanno a scuola più volentieri, apprendono meglio, sono più aperti in famiglia e mi sembra che socialmente crescano meglio. La scuola media italiana è ancora afflitta da gravi carenze sul piano dell'edilizia e dei mezzi didattici. Il 50% degli insegnanti non è ancora in ruolo. Le nomine vengono fatte tardi e gli spostamenti di sede sono continui. Tuttavia, come per le elementari, anche per le medie è indispensabile la ricerca di un modo nuovo di fare scuola che aiuti i ragazzi a diventare i protagonisti della loro crescita culturale e civile. Vorrei sapere, ma cioè, in prima andate volentieri a scuola o no? No, perché non eravamo ancora abituati. Forse non c'è ancora quella libertà di parola che abbiamo adesso. Ecco, adesso sì, appunto. Andate volentieri a scuola. Sì, adesso sì, molto. Perché sì. Nessuno dice bugie. No, a parte bugie. Cioè, vi divertite? È piacevole, sì. No, divertimento. È piacevole.
piacevole, interessante. È come, non è una cosa piacevole, un divertimento per non venire a scuola, è una cosa interessante che ci porta a qualche cosa, a capire qualcosa. Non solo la scuola, quando è nato Napoleone oppure quando è nato qualcun altro, ma ci insegna a vivere la scuola, è per questo che abbiamo. Abbiamo fatto le 5 elementari nel modo tradizionale perché eravamo bambini, non sapevamo discutere, avevamo paura di parlare con la maestra. E se avessimo continuato anche nelle scuole medie così non avremmo ottenuto molto, altro che imparare un po' di storia, un po' di geografia e niente altro. Invece con questo metodo molto moderno abbiamo imparato, parliamo non solamente la storia, la geografia, ma molte altre cose che servono molto più alla vita. Corre un fiume in Lombardia, il più lungo che ci sia, passa il Tevere per Roma, ma il più grande è il Po. Chiuso in Roma c'era il Papa, in Piemonte Gavù, Garibaldi fu ferito dai francesi e dal re. Cosa farai da grande? Dimmi cosa farai. I giochi sono finiti, dimmi cosa farai. Oggi sei bambino, ma domani vedrai. Ti sveglierai già grande, dimmi cosa farai. Dimmi cosa farai, i giochi sono finiti, dimmi cosa farai.